Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ciao a tutti ragazzi, qui Davide Nico in un nuovo video dopo tanto, è passato tanto tempo. Prima di tutto ci tenevo a ringraziare tutti per il supporto che mi avete dato dopo questo brutto momento e starò meglio sicuramente in futuro e ci sto lavorando. Ovviamente è ancora un pochino presto. Riesco a stare abbastanza bene quando svago, ma quando mi fermo a pensare è un po' un casino. Però, ripeto, ci sto lavorando e andrà meglio col passare del tempo, insomma. Volevo ringraziare tutti assolutamente per i messaggi. So che generalizziamo un po' sempre a livello di video, nel senso che non sto lì a ringraziare tutti in video, ma l'ho fatto via messaggio privato e tutto il resto, insomma. Volevo anche dire, partendo subito dalle cose divertenti, ci sono stati due messaggi di persone che evidentemente non hanno capito o comunque che hanno qualche deficit mentale evidentemente. Allora, uno mi ha scritto: mi spiace per la tua perdita, una cosa del genere, però c'è di peggio, tipo privarsi della libertà, una cosa del genere. E no, la salute non è l'unica cosa che conta, ma anche la libertà. E io ti rispondo in questo video dicendoti che puoi avere tutta la libertà che vuoi, ma se stai male come un cane non serve a niente. Ecco, proprio così a freddo te lo voglio dire. E poi un altro tizio mi ha detto, mi ha scritto tipo condolinanze, non condoglianze, ma condolinanze, che non so cosa siano. Ti auguro di star meglio e tutto, era anche un bel messaggio, però poi alla fine mi ha scritto: quando starai meglio mandami il codice che ti voglio aggiungere agli amici su Pokémon Go. Perfetto, grazie anche a te. Comunque ragazzi, partiamo, perché oggi in questo video molto soft, diciamo, volevo partire un po' molto molto tranquillamente. Apriamo due pacchettini che mi sono arrivati oggi, che sono questi due. Oggi roba tranquilla, ma domani vedrete, cioè per voi passerà tipo un secondo in questo video, per me passerà una giornata, perché deve arrivare una bomba, come avrete già visto dall'anteprima di questo video, dal titolo probabilmente. Comunque apriamo prima questo pacchettino che, come vedete, sono, dovrebbero essere batterie, a meno che abbiano cannato qualcosa. Vediamo un po' cosa troviamo. Era da un po' che non facevo unboxing, ma madonna santa. Allora, intanto Newer, che è una nota marca che produce batterie, non mi sta facendo pubblicità, cioè non mi sta pagando, ma io sto facendo pubblicità, perfetto. Apriamo subito, vediamo cosa c'è dentro, ma dovrebbero essere ovviamente, allora, semplicemente ragazzi, non sto qui a farvi tutto il lambaradam, ma sono batterie di ricambio doppie con il caricatore per la fotocamera con la quale sto registrando, quindi questo importantissimo per i prossimi video, visto che non voglio rimanere a piedi e con la batteria scarica, appunto, della fotocamera, quella della macchina, spero che non si rompa, insomma. E adesso apriamo questo pacchettino da un noto sito di vestiti e di accessori. Allora, tac, vediamo un po', qui c'è la solita parcella di reso, ragazzi, che mettiamo da parte. Questi sono sempre bellissimi. Tieni Lana, prendi questi. Ui! Niente, non vuole giocare. Comunque vi saluta caramente anche Lana. Allora, abbiamo una maglia con su una tigre, una maglia nera con su una tigre, che poi vi farò vedere magari su Instagram. Una maglia blu di Tommy Hilfiger, praticamente, che è sempre la solita marca. Tra l'altro, Tommy Hilfiger, o come ti chiami, quando vuoi pagarmi o mandarmi qualche maglietta, io le metto nei video, visto che le compro sempre. E poi, sempre di Tommy Hilfiger, eccolo qui, un portafoglio che il mio si è praticamente disintegrato, ragazzi. Allora, il portafoglio ve lo faccio vedere, le maglie no, perché tanto sono sempre le solite cose, ma il portafoglio, semplicissimo, in pelle. Ve lo faccio vedere al volo, tanto è una roba velocissima, ce la facciamo, sì, tutto fatto su, eccolo qua, semplicissimo, tutto, è sporco, no, tutto nero con scritto Tommy Hilfiger qui, questo qua cosa, ah, qua saltano fuori cose, e poi praticamente è tutto nero col portamonete con il righino al centro con i colori classici di Tommy Hilfiger, bello, bello, mi piace. Perfetto ragazzi, andiamo avanti con questo video, per voi passerà un istante, per me passerà una giornata. Andiamo avanti con l'unboxing e poi parliamo anche di Pokémon Go, vai!
Rieccoci, è arrivato tutto ed è passato un giorno per me e un istante per voi, ragazzi. Abbiamo pacco più importante di tutti. Spoiler, cover, ma non vi dico il modello perché lo saprete già da Instagram, dal titolo del video, non lo so. E un'altra scatola, quindi partiamo con calma. Chiaramente le cover sono cover, non è che ci sia tanto da vedere. Qui dovrebbero esserci le pellicole del... Posso dirvelo? Non posso... No, non ve lo dico, non vi dico niente, ragazzi, non vi dico niente. Lo vedrete in questo video, a parte che ve l'avrò già detto su Instagram e dappertutto. Pellicole, eccole qui. Screen protector, eccole qui, perfetto, sono giuste. C'è scritto, poi vediamo. E cercheremo di applicarle nel modo più corretto possibile. Ragazzi, it's time. Era da un po' che non facevo un unboxing fatto bene, un bel video. E oggi, ovviamente, spacchiamo tutto, tranne il contenuto di questa scatola, spero. Allora, vediamo. Ma la vera domanda è, perché io uso ancora queste forbici con la punta arrotondata? Vabbè, dai, facciamole... È da un po' che non facciamo video, facciamole saltare fuori, insomma, utilizziamole, perché poi magari comprerò un bel taglierino o un qualcosa per fare di unboxing. Non ci credo. Cioè, questo doveva arrivarmi, ma non pensavo fosse questo. Questa qua è la più grande scammata non voluta, ragazzi, del secolo, veramente. Cioè, è roba che comunque mi servirà per i prossimi video e per una prossima live, però mai mi sarei immaginato una roba del genere. Adesso devo ricontrollare sul telefono perché... Spoiler, mi servirà in una live, però... volevo un'altra cosa. Ci rivediamo nella prossima parte di questo video. Ho aspettato un attimo a concludere questo video perché stavo aspettando con tanta ansia il pacco di cui parlavamo prima, e però non è arrivato. Quindi semplicemente farò un altro video prossimamente dove arriverà il pacco e farò tanto casino. Ma concludendo questo video, ragazzi, come avete già letto dal titolo, andiamo a vedere il mio box di Pokémon. Le ultime catture, ovviamente, in modo molto molto soft, magari ne parleremo in altri video, dato che comunque ho continuato a giocare anche se non ho fatto video su YouTube. E adesso apriamo il box, apriamo il gioco, eccoci qua. Quanto tempo che non dicevo questa cosa. Apriamo il gioco, tac, e andiamo innanzitutto a fare i check sui Bidoff, perché adesso ci sono i Bidoff possibili shiny, ragazzi. Man mano che passeranno i giorni di questo evento, che dura più o meno una settimana o poco più, aumenteranno gli spawn dei Bidoff. Ma, ragazzi, adesso vi faccio vedere il box, partiamo subito. Sono già abbastanza a posto e adesso capirete il perché. Allora, ordiniamo data ritrovamento. Allora, parte questo Bidoff 100% che ho trovato ieri sera. Guardate che bello, questo qua tra l'altro ha fulmine, perché hanno le mosse, eccetera, eccetera, insomma, roba abbastanza inutile, però divertente come evento. Allora, andiamo a mettere il filtro cromatico, perché vi faccio vedere le ultime catture shiny, che sono 3 Bidoff, quindi sono a posto, e ne ho anche uno da scambio, che tra l'altro c'è la differenza, ragazzi, da Bidoff maschio, che è questo, che ha più palline sulla coda, diciamo così, e la femmina, come vedete, ne ha meno. Molto divertente questa cosa. Io adesso ho 2 femmine e un maschio. Spero di trovare un altro maschio, ma vabbè, sono già abbastanza a posto, ovviamente. E poi ho trovato 4 Yanma, che non me ne faccio assolutamente nulla, 2 Vrumple, che mi servivano tantissimo, e me ne mancano tanti altri, sperando che comunque vada bene poi con le evoluzioni, visto che ne ha tante e diverse. E poi che ho trovato Regigigas Shiny, tra l'altro dall'America, mi hanno invitato
C'ho quelli dell'evento del Community Day di Gible. Poi ho trovato un Pidove, un Merrill, che questo qua è bellissimo per il PvP, l'ho fatto evolvere. Eccolo qui, molto molto simpatico, valido, già sbloccato. Poi dei Jigglypuff, un Eevee, e altra roba che non me ne faccio assolutamente nulla. Questi sono addirittura gli Swablu del precedente Community Day e un pochino di altra roba, ma qui poi comunque arriviamo tanto distante, andiamo fino all'evento di Pasqua, ragazzi. Altra cosa che potrei farvi vedere, scrivo, se non riesco a tirare via il filtro, ok, 4 asterisco, perché vi faccio vedere gli ultimi 100 catturati, che sono questi qui. Allora, abbiamo Bidoof, abbiamo il Charizard, che ho trovato selvatico, veramente bello, uno Snorlax, che ho trovato nel precedente evento, molto molto bello anche lui, peccato per lo Shundo, ma non lo troverò mai. Poi abbiamo uno Slowpoke, sempre da un evento precedente, e adesso andiamo nei 100 del Community Day di Gible, che ne ho trovati un paio quel giorno lì durante l'evento, e poi altra roba che essenzialmente è più vecchia e non è che sia troppo interessante, visto che comunque farò questi video dove farò vedere tutti i miei shiny, tutti i miei 100% e così via verso fine anno. Poi magari in futuro farò altri video dedicati, molto più approfonditi, sul mio box Pokémon e un po' le chicche del mio box, delle mie catture, eccetera eccetera. Tra l'altro, tante evoluzioni in giro, come vedete ho un Ludicolo, uno Sceptile, un Blastoise, poi ho trovato un Blaziken, insomma tanta bella roba in giro. E basta, ragazzi, io direi che questo video può concludersi qui. Ovviamente siamo partiti molto in maniera soft, diciamo così, e nei prossimi video ne vedrete delle belle, soprattutto perché, come vedete, allora, un'ombra dai 7 colori che dà un Pokémon abbastanza interessante, ombra, che però vedremo nei prossimi video. Poi sfida livello 45 e tutti per uno, puntini puntini, che molti di voi l'avranno già fatta, io non ancora. Faremo tutto nei prossimi video, spoiler per quelli che sono arrivati fino a qui, ragazzi. Quindi, è stato davvero un piacere rifare video e avere adesso con i commenti le cose, avrò un feedback da parte vostra, mi fa molto piacere questa cosa. Noi ci rivediamo in un prossimo video, commentate qui sotto, ditemi quello che volete, ditemi tantissime cose. Noi ci rivediamo nei prossimi video e un saluto da Davide Nico. Ciao ragazzi, alla prossima!